A un certo punto, una bella mattina, alle 9, mi sono ritrovata in casa che è saltata la corrente. Com'è, come non è, vado a vedere, hanno staccato del tutto, proprio completamente. Senza luce e al freddo. Sembra questo il destino dei terremotati che, a Novi di Modena, nel cuore dell'Emilia, ancora non hanno una casa. Perché nel paese colpito dal terremoto del 2012 sono 170 le persone che ancora vivono nei MAP, in moduli abitativi provvisori, prefabbricati, di una cinquantina di metri quadrati. Senza coibentazione, funzionano solo a corrente elettrica. Tra di loro anche Lorena Bonfatti, ambulante alle fiere, che con il sisma ha perso il lavoro. Siamo stati in tenda per tutto il periodo che è stato necessario prima della ricostruzione dei moduli e poi dopo siamo venuti qua dentro e siamo ancora qui, insomma. D'inverno c'è un freddo bestiale, d'estate l'opposto, sì, c'è un forno. Ho un boiler che mi funziona 24 ore su 24, 12 mesi all'anno. Ho il condizionatore, come si diceva poco fa, che deve funzionare 24 ore su 24, 12 mesi all'anno. Quindi capiamo perfettamente che i consumi sono molto alti. Consumi altissimi e bollette salate che gli sfollati non riescono più a pagare. Una situazione che ha costretto Enel a prendere dei provvedimenti. Questi container funzionano soltanto con la corrente, quindi sono bollette effettivamente molto alte. Enel si è sempre resa disponibile, a distanza però di 4 anni ha accumulato un debito di 350.000 euro da parte delle persone che ancora vivono nei container e 800.000 euro da parte di persone che non vivono più in questi container ma hanno bollette da pagare, per cui Enel ha deciso di staccare la corrente. Quindi anche lì logicamente sono andata da chi di dovere e sono andata a chiedere aiuto perché non c'è altra possibilità. L'aiuto mi è stato dato, mi è arrivato, mi hanno ripristinato la corrente, però logicamente è una prima tappa, un primo passo, ma restano il fatto di circa una cifra di circa 5.000 e qualcosa di debito ancora su Enel. Tanti hanno perso il lavoro durante il periodo del terremoto, per causa di un terremoto, quindi non è facile dover riprendere alla mia età, poi tra l'altro ho 47 anni, nessuno mi prende, quindi non è possibile trovare qualcosa da fare.